diciamo che il pomodoro di San Balzano è legato a un territorio particolare dell'agro sardese nocerino, dell'agro acerrano, è dovuto a delle particolarità del nostro territorio. L'eruzione del Vesuvio nelle varie aree geologiche ci ha dotato di un terreno particolare, ricchissimo di alcuni due macroelementi particolari, il potassio e il fosforo. A questo ci si aggiunge un clima mite particolare delle acque superficiali e c'è stata l'invenzione, diciamo, della fine del 1800 di un grande, diciamo, precursore del pomodoro, Francesco Cirio, che ha portato il pomodoro, ha intuito che il vero pomodoro si potesse fare solo in questa valle, in questa zona della Campania, e infatti ha portato le sue industrie dalla caserma operata a San Giovanni a Teruccio e si è partito con questa, con questo prodotto unico, particolare. Si è arrivato con il giro degli anni un prodotto, un'invenzione nel campo dei pomodori, quello del pelato. 1926 è stato inventato il pelato, una cosa importantissima, perché noi quando abbiamo la scatola aperta di anni vediamo se c'è un pomodoro, se è buono, se è marcio, diciamo, è stato una scoperta sensazionale. Diciamo che, come stavo dicendo, il pomodoro della DOP San Balzano è legato a un territorio e ad una varietà. Una varietà che è stata selezionata negli anni, che è il pomodoro Kilos, che è una selezione autoctona del San Balzano, che però è altamente suscettibile ad alcune malattie. Addirittura ci sono delle malattie particolari legate a delle virosi che alla fine degli anni 80 ha portato quasi all'estinzione del prodotto. Dopo lunghi anni di ricerca siamo riusciti a riprendere questa varietà. Diciamo che con il consorzio, fortunatamente io presiedo ancora il consorzio, nel 2018 abbiamo intrapreso questo partenariato con il CNR di Portici e abbiamo fatto un progetto molto interessante, quello del miglioramento varietale senza intoccare la genetica del tuo prodotto, cioè che non abbiamo un prodotto ibrido, pur sempre un prodotto autoctono, sono stati fatti con una tecnica di miglioramento genetica molto avanzata, quella che consiste nei marcatori molecolari, cioè significa avvicinare e incrociare con un seme primitivo resistente al San Balzano, in modo da avere delle resistenze a queste due tipi di virusi, che di solito negli anni ha portato quasi all'estinzione del prodotto, che è del TMV e il Tomato Sport e il TMV, il Mosaico Sport. Questo qua ha portato, diciamo, al miglioramento. Quindi, diciamo, dopo abbiamo iniziato questo programma di partenariato di 4 anni, poi dovuto un po' al problema del Covid è stato prolungato un altro anno, e diciamo che stiamo già quest'anno dovendo avere dei cambi sperimentali, dove, diciamo, il prodotto finale che andiamo ad ottenere, un seme che mantiene tutte le caratteristiche del nostro prodotto, la lunghezza, però soprattutto il sapore, le caratteristiche con l'anolettica, in più abbiamo la resistenza a questi due tipi di virosi. Quindi diciamo che possiamo in parte migliorare il nostro prodotto non togliendo niente a quelle che sono le sue particolarità organolettiche. Ma diciamo che migliorando la genetica, non avendo meno problematiche nel punto di vista proprio del miglioramento della produzione, ci si può sicuramente diffondere. Tengo a precisare che noi siamo in un areale di 41 comuni con 16.000, con una superficie agricola di 16.000 ettari, solo 300 vengono investiti nel momento di San Balzano, quindi può crescere tanto, può crescere e soprattutto può essere sviluppo, può essere fonte di un grosso sviluppo del nostro territorio, perché fare San Balzano non è solo produrre pomodoro, ma perché il prodotto, la DOP è legata a un prodotto già trasformato, quindi è una lunga filiera. Per il momento siamo intorno ai 25-30 milioni di fatturati con 300 ettari. Le dico che noi possiamo crescere 10 volte l'anno, quanto può credere. Un prodotto che c'è richiesta sempre maggiore dell'offerta. Questo è un modulo. C'è una impresa? Sì, questo diciamo che noi come consorzio ci siamo, perché noi è un progetto che abbiamo fatto a spese nostre, consortili, non senza nessun aiuto comunitario o di qualche ente, di una regione. Quindi è una cosa proprio nostra.
e questo ci teniamo molto di andare avanti. Sicuramente crescerà e cioè abbiamo un'ottima comunicazione un po' con tutti i soci, continuamente noi ci aggiorniamo con vari consigli di assemblee, con tutti i soci del consorzio.